come diceva il professor Allievi, l'integrazione, l'interazione, l'inserimento, la partecipazione è un processo bidirezionale che è fatto sia dalla comunità stessa sia dal contesto in cui si installa. I musulmani oggi, quindi questi giovani cresciuti qua e anche non giovani, ormai quelli nati qua hanno 30 anni, 32 anni, 40 anni, non sono più tanto giovani, si considerano parte integrante di questo paese e non hanno problemi a definirsi italiani, si sentono in questo paese a casa loro, perché sono nati in questo paese e non credo che non intendono immigrare da questo paese o tornare ai paesi di origine di cui forse non sanno bene neanche la lingua, e quando ci vanno quel mese o quel 15 giorni di vacanza, se ci vanno, si trovano spaesati come un paese esotico che non è il loro. Quindi si considerano musulmani italiani. Tutti noi abbiamo delle identità multiple. Il fatto anche che alcuni mettano in contraddizione il fatto di essere musulmani italiani come se fosse un ossimoro, ma non è così. Le identità sono multiple. Io posso essere uomo, posso essere donna, posso essere cristiano, posso essere ebreo, posso essere musulmano, posso essere vegetariano, vegano. Le identità sono tantissime e noi come esseri umani conviviamo con queste identità. E credo che il fatto di essere religiosamente musulmano, anche praticante, anche osservante, anche credente, essere italiano non sia una contraddizione in termini. Anzi, è una realtà di fatto che molti musulmani oggi vivono sia in Italia sia in altri paesi europei. L'Islam quindi oggi è una e dovrebbe essere considerata una religione occidentale, perché si tende ancora a mettere l'Islam come l'alter, come quello che si contrappone all'Europa, quello che si contrappone ai principi dell'Europa. L'Islam storicamente non è stato così, perché l'Islam ha contribuito all'Europa, all'Occidente di oggi, ha vissuto l'Occidente, ha trasmesso qualcosa all'Occidente, l'Andalusia, che noi tendiamo a rimuovere dalla storia, dove hanno convissuto insieme musulmani, cristiani, ebrei, e hanno prodotto una sapienza, una conoscenza, e grazie a quell'incontro storico noi abbiamo avuto le conoscenze dell'Oriente, dell'India, le conoscenze del mondo arabo-islamico, e quindi il contributo dei musulmani a questo Occidente c'è stato nella storia, lo è oggi a maggior ragione con la presenza di milioni di cittadini europei, americani, musulmani. Quindi l'Islam è ormai secondo me, e lo sarà sempre di più, da considerare una religione occidentale, senza parlare di Islam e Occidente come due entità da contrapporre. Poi l'Islam, noi parliamo di Islam, ma l'Islam, come ha detto il professore, come tutti sappiamo, non è un'unica cosa. All'interno dell'Islam ci sono tantissime nazionalità, tantissime culture, tantissime letture dei testi sacri dell'Islam. Ci sono quelli letteralisti, i tradizionalisti, ci sono i riformisti, ci sono i laici, ci sono gli atei, possiamo definire musulmani fino a un certo punto, però loro culturalmente si definiscono musulmani. Quindi l'Islam è tante cose, i musulmani sono tante cose, non è un mondo monolitico, lo dobbiamo vedere in questa ottica. E questo è importante. Sicuramente ciò che non aiuta questa evoluzione che è in corso, tantissimi cittadini, tantissimi ragazzi, tantissimi musulmani, italiani, europei, si sentono parte integrante di questo territorio e fanno proprio le preoccupazioni di questo territorio e si impegnano e partecipano alla società in generale, non soltanto nei temi che riguardano l'Islam, ma riguardano la loro società perché fanno parte di questa società. Quello che non ci fa raggiungere l'Islam che diventa, i musulmani che diventano parte della narrazione di questo paese, della patria, questa è la sfida. Ci sono tantissime cose che ostacoli, tantissimi, di natura politica, di natura diciamo, di un'atmosfera generale che è ostile all'Islam, che è ostile sia nel discorso politico che nel discorso mediatico. Non voglio ripetere le cose che ha detto il professor Allievi, ma sono molto, 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 molto importanti. Assistiamo oggi a una normalizzazione del razzismo nei confronti dei musulmani. Ormai l'islamofobia è un vanto per alcuni. Odiare i musulmani, aver paura dei musulmani nel senso negativo del termine è diventata una cosa normale. Anzi, ci faccio un titolo di prima pagina del quotidiano nazionale e non ho nessuna paura, ma nei confronti di me stesso, prima dei miei lettori, dovrei averlo. Poi magari di
qualcun altro. Ormai è diventata, assistiamo da anni, ormai da dopo l'11 settembre e poi tutto quello che ne è seguito, a una normalizzazione di questa islamofobia, di questo razzismo nei confronti dei musulmani, che non viene neanche definito come razzismo, viene, ma sì, i musulmani, noi possiamo dire i musulmani, quello. Se noi sostituiamo musulmano con ebreo non possiamo dirlo. Se sostituiamo musulmano con siciliano, per esempio, perché alcuni è uscito poi una prima pagina lì su Facebook, una pagina che metteva il titolo di Libero tra la Sicilia e l'Islam, e non voglio farvi adesso leggervi cosa c'è scritto, perché siamo comunque in un contesto particolare. E quindi tutte queste cose hanno una ripercussione su questo processo di cui ho parlato, una ripercussione molto negativa, che si ripercuote nel riconoscimento dei diritti dei musulmani, ma sono diritti dei musulmani, sono dei diritti per tutti i cittadini, perché i diritti dei musulmani sono un po' male, ma sono i diritti dei cittadini che riconosce la nostra Costituzione e che fatichiamo a mettere in pratica. La nostra Costituzione è una bellissima Costituzione, la migliore del mondo, però quello che vivo, le leggi, soprattutto per quanto riguarda la materia diciamo, della libertà religiosa, sono ancora molto indietro. La legge oggi che disciplina le materie del culto per, e questo magari il professore mi corregge se non è corretto, che la legge che disciplina la materia del culto, delle religioni che non hanno un'intesa con lo Stato italiano, è una legge del 28, credo, del 1928, dell'epoca fascista, e che si chiama legge sui culti ammessi. Una legge, immaginate voi come sarà scritta questa legge, che è disorganica, che non disciplina neanche in modo organico la presenza dei musulmani, il che lascia poi le amministrazioni locali, li lascia uno spazio o per operare bene, come succede in alcune amministrazioni, tra cui la nostra, o per operare malissimo, come succede in altre zone d'Italia, soprattutto nel nord-est d'Italia e nella Lombardia, alcune parti della Lombardia. Quindi sicuramente mancano tante cose da fare a livello nazionale. Serve una legge sulla libertà religiosa, serve un impegno delle istituzioni nazionali per stringere anche un'intesa con l'Islam italiano. Oggi la seconda religione italiana non ha un'intesa con lo Stato italiano, invece quasi tutte le altre hanno delle intese con lo Stato italiano. Si dirà che c'è l'arcipelago islamico, che i musulmani non si possono mettere d'accordo. Torino dimostra il contrario, dimostra che si può stringere un patto con tanti musulmani. Oggi il patto, quando eravamo, Ilda, erano una ventina, poi erano una ventina a firmare, credo, una ventina, hanno firmato tutti insieme lo stesso patto. Non voglio semplificare la cosa, è molto più complicata e sicuramente non tutta la colpa è della politica o delle istituzioni, una buona parte della colpa è sull'Islam italiano, che è un Islam ancora in fase adolescenziale, ancora in fase di infanzia adolescenziale, ci sono un po' ribelle, un po' conflittuale fra se stesso, un po' poco dialogante. Parliamo tanto di dialogo interreligioso, ma il dialogo intrareligioso all'interno del mondo musulmano in generale e anche del mondo musulmano italiano è un dialogo che fatica. Sicuramente un'urgenza è un compito importante che i musulmani devono portare avanti insieme a tutto quello che devono fare, è quello di intavolare un dialogo intrareligioso, un dialogo intraislamico tra i musulmani, per individuare, non per formare un unico, non per nominare il Papa dell'Islam italiano, che non ci sarà mai. Possiamo cristianizzare l'Islam o cristianizzare l'ebraismo, il cristianesimo, neanche cristianizzare, perché cattolicizzare l'Islam, perché non tutti i cristiani hanno un Papa, hanno un riferimento unico, i cristiani hanno decine di confessioni all'interno. Non possiamo cristianizzare l'Islam, però l'Islam in se stesso ha delle dinamiche che ci possono portare a una rappresentanza dei musulmani, una rappresentanza del minimo comune denominatore dei musulmani, che può dialogare insieme allo Stato per questa intesa. Sicuramente ci vuole la volontà dello Stato in questo, la volontà quindi delle istituzioni, che sappiamo noi, le nostre istituzioni nazionali, tutte le materie, si aggiunge ancora a questa materia molte altre che non vengono affrontate come si deve. La legge sulla libertà religiosa, per esempio, è dal 90 al 95, non so da quanti anni, che è in Parlamento, non viene discussa, non viene portata, e lì
Ora, se c'è la volontà sicuramente di portare avanti almeno questa legge sulla libertà religiosa, una legge nuova, una legge che prende in esame, prende in considerazione il contesto che è cambiato, sarebbe già una buona cosa, per non parlare neanche di intesa. Ma le cose sarebbero tante, ci sarebbero tante cose da fare, quindi questo è importante. Tornando e avviandomi alla conclusione, quanto tempo? 2 minuti, quindi giusto, sono più o meno in tempo. Tornando al punto che riguardava il nostro patto, che è la nostra fierezza qui a Torino, come diceva l'assessore, non è una cosa che nasce perché in un certo punto ci siamo detti va, stringiamo un patto, è perché c'è stato un lavoro lungo di anni fatto dai nostri genitori, noi, e da tantissime persone che hanno messo insieme. Già mettersi insieme come musulmani in questa città non è come in altre città, forse l'unica grande città italiana in cui si fa un'unica preghiera dell'Eid, un'unica preghiera della festa, è forse Torino. Non vorrei esagerare, ma almeno rispetto a Milano, rispetto alle città che conosco, è l'unica in cui tutti i centri islamici si riuniscono e decidono insieme come preparare questa grande festa che riunisce tutta la comunità, più di 20.000 persone. Questa è una conquista che è da anni che abbiamo qui a Torino e che ha consentito anche di intavolare una discussione, un rapporto di dialogo tra i cittadini musulmani e la città, che ha portato poi ai musulmani a proporre loro alla città, di stringere un patto di condivisione, di rendere visibile, di rendere formale quello che già avviene in maniera non visibile e non formale. E questo è dovuto, cioè, sicuramente l'impegno che ha avuto l'assessore Culti è un impegno gigantesco. Avere una persona come lei, una persona che conosce e che non si abbandona come i nostri politici purtroppo hanno una certa pigrizia nel conoscere la realtà e di prendere alcune cose, allora io prendo l'imam d'Italia e gli faccio fare le cose e sono già finito. Ma il mondo è complesso, c'è un modo da conoscere, da gestire. Un politico normalmente dovrebbe essere abile nel gestire le diverse opinioni in questo. E quindi io nomino e candido, diciamo, il nostro assessore al ministero che dovrebbe gestire l'intesa, almeno come consulente. Almeno come consulente del nostro ministro dell'interno, dei nostri ministri dell'interno, ci sono stati, ne hanno nominati tanti di consulti, tanti di consigli che forse non riusciamo neanche a fare il conto. Produzione quasi uguale a zero. Ogni ministro faceva la sua ricetta, ogni ministro nominava il suo consiglio, poi non si faceva niente. Non si è mai deciso di prendere in maniera seria questo, si è sempre lasciato all'emozione poi che ci governa, perché anche quando il ministro Alfano ha coinvolto i musulmani in un tavolo di dialogo, lo ha fatto dopo Charlie Hebdo, da Washington, dove partecipava a un convegno sulla sicurezza. Lì ha detto: io riunirò i musulmani per farli condannare i terroristi. Cioè, i musulmani si riuniscono solo per fare condannare i terroristi, questi tuoi cittadini lo riunisci per parlare con loro, per conoscerli, come fanno alcune amministrazioni, ma li riunisco solo per farli condannare. Poi magari se c'è qualcosa possiamo anche discutere di fare un albo, chi può fare il coso. Invece qua a Torino facciamo tante altre cose molto positive. Ci cito solo alcune cose che magari non ha citato l'assessore, ma sono molto molto importanti. A Torino, l'unica città d'Italia, c'è una sala di preghiera del culto musulmano in aeroporto. A Torino si sta parlando oggi di aprire una sala del silenzio all'interno dell'università che consentirà ai musulmani, ai studenti musulmani di pregare. A Torino abbiamo all'ospedale di Molinette una sala del silenzio in cui tutti possono pregare. A Torino ospitiamo un convegno sull'Islam, sulla finanza islamica, un convegno mondiale, un forum, come si chiama? Un forum mondiale della finanza islamica qui a Torino, patrocinato dalla città. Anche se alcuni elementi cercano di disturbare, rubare i tappeti qualche volta, però le cose vanno avanti. Noi a Torino facciamo così. Grazie. Si ha la sensazione che viviamo nel migliore dei mondi possibili, cioè che Torino è l'Eden,
che siamo tutti gentili, non solo gentili nel senso che non ebrei, cosa che non dirla, è proprio così. Mi piacerebbe sentire se dal pubblico qualcuno ha qualche domanda, qualche dubbio, qualche riflessione che rinforza l'idea che a Torino le cose sono diverse in positivo, oppure che eventualmente dice ma c'è ancora qualche problema nella nostra convivenza, nella nostra interrelazione e così via. C'è qualcuno del pubblico che vuole intervenire? C'è un signore là. Buonasera a tutti e grazie che siete venuti. L'assessore ha accettato prima che non bisogna dare il giuramento alla Costituzione italiana. Non sono d'accordo. La Costituzione italiana, come cittadino italiano, vuol dire che devo rispettare le leggi di questo paese. È una cosa completamente fuori dalla religione. Credere o non credere è una questione personale, ma rispettare le leggi è un'altra cosa. Io sono d'accordo a dare il giuramento alla Costituzione italiana, e viva la Costituzione italiana, perché noi ci sentiamo italiani, musulmani, ma italiani. Grazie. Buonasera, volevo esprimere il mio pensiero. Il pluralismo religioso ogni giorno è un dato di fatto, non si tratta dunque di un legittimario o meno, ma la cosa principale è trovare un punto di incontro fra le varie religioni, ma soprattutto fra le diverse culture e tradizione, poiché in essa è presente la principale causa di discordia e di disarmonia. Ancora una domanda o due? Più davanti si può. Ringrazio innanzitutto tutti per essere venuti, gli ospiti e anche le persone che sono venute con noi stasera. Sentendovi parlare di Torino, dell'esperienza di Torino come l'Eden, il paradiso, diciamo, di questo, di interazione e di lavoro comune, io mi pongo questa domanda: se è possibile, cosa ne pensano i think tank e le persone che vedono oltre, cosa ne pensano su questa esperienza locale che non succede soltanto a Torino, ma per fortuna in tante città comunque italiane, non allo stesso livello, ma comunque c'è un'interazione, c'è un lavoro comune, c'è un lavoro proprio di inclusione. Sì, i think tank italiani hanno una missione per portare avanti questo lavoro anche a livello nazionale, perché finora non c'è proprio nessuna, non si vede, si aspetta qualcosa che accade, non c'è un lavoro proprio strategico, non ci sono obiettivi strategici da raggiungere a livello nazionale. Grazie. Ora una laggiù, poi facciamo rispondere. Buonasera a tutti. Io volevo fare una domanda al dottor Stefano Aglietto. Come ha detto, l'integrazione funziona anche nel matrimonio e la religione musulmana in Italia sta seguendo lo stesso processo. L'Italia e l'Islam si stanno sposando e quindi stanno cercando anche di convivere in pace, cercando di conoscersi a vicenda. Il
problema è che fino adesso lo Stato italiano non vuole, tra virgolette, ufficializzare questo matrimonio, e allora stiamo assistendo ad un divorzio non consensuale e forzato. Fino a quando dobbiamo aspettare questa intesa di riconoscimento ufficiale della seconda religione in Italia per numeri di seguaci? Grazie. Non ci sono altre domande urgenti? Ce n'è ancora una. Se posso io? Certo. Una portatore di microfono ha diritto. Vorrei tornare al punto che ha citato la dottoressa Eider Curti, del fatto che noi non parliamo l'italiano. Io parlo dell'esperienza che vivo con i giovani della nostra associazione. Quando ci incontriamo una volta alla settimana, la lingua che usiamo è l'italiano. Siamo chiusi dentro il nostro centro, nessuno ci vede, ma la lingua che usiamo è l'italiano. Altra per esperienza personale, che io vengo di un matrimonio misto, i miei suoceri parlano piemontese tra di loro e l'italiano con me. Quando andiamo in Puglia parlano pugliese tra di loro e l'italiano con me. E noi, anche in questa moschea, grazie al sforzo che ha fatto l'Imam Said, c'è il sermone del venerdì, la prima parte con l'arabo e la seconda con l'italiano, nonché perché l'istituzione italiana ci dice di parlare italiano, perché la metà dei credenti che vengono il venerdì qua in moschea non sono arabi, non conosco l'arabo. Allora è un dato di fatto che l'italiano è una lingua comune tra di noi. Per quello io vorrei dare un piccolo suggerimento al dottor Alievi. Perché non possiamo preparare un bagaglio linguistico che sia comune con l'italiano e la lingua religiosa usa comune tra i musulmani, per poter facilitare anche agli imam, perché gli imam trovano un sforzo di tradizione, un sforzo di un bagaglio linguistico, e per poter preparare una cosa comune che tutti gli italiani possono capire come tutti gli arabi possono capire. Visto che loro hanno fatto questo master dell'Islam, perché non possiamo aiutarci con altri centri, con altri interculturali, per poter preparare almeno un materiale che possa essere comune tra tutti di noi? E grazie. Proviamo intanto a rispondere a queste prime domande, poi se ce ne sono altre si procede. Chi vuole iniziare? Comincio io. Per rispondere alla prima domanda, perché forse non sono stata chiara, non mi sono capita, io intendo dire questo: trovo discriminante immaginare che solo una parte della popolazione debba giurare sulla Costituzione della Repubblica Italiana, che invece rappresenta la legge fondamentale per tutti noi, per tutta la nostra comunità nazionale. E perché devo chiedere a qualcuno di giurare e non a tutti? Perché questo presuppone un sospetto. Cioè, io ti faccio giurare sulla Costituzione perché altrimenti non sono sicuro che tu non sia pericoloso per la mia comunità. Questo è, secondo me, il principio sbagliato del tema. Diverso è lavorare sui principi comuni che ci fanno stare insieme, e sono perfettamente d'accordo. La religione è un fatto privato, collettivo, ma che non c'entra con la legge che segna i principi della convivenza civile. Quindi sono perfettamente d'accordo. È che ho trovato e trovo, ogni tanto ritorna questo tema del facciamo giurare sulla Costituzione. Non lo facciamo fare più. Una volta, fino a un po' di anni fa, era obbligatorio per chi entrava nello Stato, le forze dell'ordine, gli insegnanti, cioè tutti quelli che entravano a lavorare nella pubblica amministrazione dovevano giurare sulla Costituzione, la fedeltà alla Costituzione. È stato eliminato anni fa il giuramento sulla Costituzione. Quando si diventa cittadini italiani si giura sulla Costituzione, quello è un atto simbolico. Ottieni la cittadinanza, dici che, ma per tutti gli altri, perché devo chiedere di giurare su dei principi che devono essere quelli che condividiamo tutti? Perché lo devo chiedere a te e non devo chiederlo a qualcun altro? La Costituzione disegna la comunità all'interno della quale ciascuno di noi
vive ed è rispettata. E vi faccio solo un esempio per sdrammatizzare, perché l'ho trovato particolarmente azzeccato. Quando abbiamo firmato il patto di condivisione, dove abbiamo deciso tutti anche di fare un po' di marketing, perché il modello Torino è anche quello che si fanno le cose ma non si raccontano a nessuno, e quindi abbiamo, a un certo punto ci siamo tutti trovati dicendo facciamo una roba che così lo raccontiamo anche fuori, perché insomma, i torini, noi ci abituiamo tutti noi siamo immigrati ma siamo tutti torinesi, cioè facciamo le robe e non le diciamo, poi le fa Milano, pum, tutti i giornali ne parlano, ma questo è. Però quando eravamo lì in sala, nella sala congregazioni col sindaco e i giornalisti, un giornalista chiese a uno di voi, non ricordo, era Said forse, in un centro, insomma comunque decise lui di rispondere, la domanda fu: adesso che avete firmato il patto di condivisione, vi sentite impegnati se dovesse succedere qualcosa, qualcuno che fa proseliti di fondamentalismo, vi sentireste impegnati dopo aver firmato il patto a denunciarlo? Lì ci siamo guardati un po' tutti e poi è intervenuto qualcuno, se non erro Said, che disse: no, veramente io come cittadino italiano, se sento qualcuno professare violenza lo denuncio, patto o non patto, cioè, non ho bisogno di firmare qualcosa o di giurare su qualcosa per sentirmi pienamente inserito nella mia comunità e quindi desiderando di volerla proteggere, la mia comunità. Ecco, è questo che voglio dire, cioè noi non dobbiamo chiedere una prova, no? Il problema è quando si chiedono le prove di fedeltà, noi dobbiamo costruire il modo con cui viviamo insieme. Sì, magari sul punto del giuramento, solo una, poi per passare oltre perché è importante anche rispondere ad altre domande altrettanto importanti. Quanto riguarda il giuramento, lì era stato neanche per tutti i cittadini, era per l'imam il giuramento. Sì, per l'imam, solo l'imam sono delle figure particolari, l'imam è sinonimo di non so cosa. Ma sicuramente solo gli imam dovevano giurare sulla Costituzione. E chi aveva detto questo sindaco che aveva chiesto questa chiesta? Cioè, aveva un tono molto perentorio, non era chiedere. E chi non avesse giurato sulla Costituzione dovrebbe spiegarci il perché non giura sulla Costituzione. Quindi, in primo luogo, lui stesso non rispetta questa Costituzione che proclama l'articolo 3, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. E quindi è un atto discriminatorio quando viene chiesto a una parte non a tutto, ma non ci, però simbolicamente è molto importante, perché è quella normalizzazione di cui abbiamo parlato, la normalizzazione che il musulmano è sospetto, la normalizzazione che il musulmano nasconde qualcosa, che il musulmano non è tanto leale, che il musulmano è quello dissimula. Sì, e poi il musulmano qualsiasi cosa dice, anche le cose buone che dice il musulmano, le dice perché fa la taqiyya, quello che lui chiama taqiyya, che non so dove hai letto, nel tutta la, diciamo, la parte sunnita dell'Islam, che è il 90%, non esiste il concetto della taqiyya. Taqiyya è un concetto che è esistente nella parte sciita dell'Islam, il sunnismo, fra parentesi, anche chiamato sunnismo un po' così, però nella parte sunnita non esiste, non è, e quello è mentire se non dici la verità, a meno che te non devi rischiare la vita, però se dici cose non vere sei un bugiardo, e il bugiardo non può essere musulmano come diceva il profeta, cioè non può essere credente come diceva il profeta, questo è importante. Quindi ormai il musulmano è in tutti i casi condannato, sia chi dica che siamo brave persone, sia chi dica che voglio farmi esplodere, è sempre condannato. E quindi quella normalizzazione che dobbiamo accettare, soprattutto pronunciata da un sindaco del PD, da un sindaco di sinistra, fra parentesi. Accettarla da lì vuol dire veramente che la sinistra, la nostra sinistra, sta seguendo la destra, peggiore, la destra xenofoba, la destra razzista. La sta inseguendo, è questo che è successo, succede in Italia oggi ed è successo e succede oggi in Francia, dove il Partito Socialista sta discutendo una legge, la sua proposta che fa decadere la cittadinanza che è sospettato di terrorismo, che ha doppia cittadinanza, e quindi soltanto quelli che hanno doppia cittadinanza possono rischiare, invece il francese DOC che non ha doppia cittadinanza non rischia. Una legge discriminatoria che adesso in Francia c'è un dibattito grandissimo, ma che il Partito Socialista,
partito progressista della Francia sta portando avanti, il partito che vuole rendere ufficiale il stato d'emergenza proclamato, un partito che il cui presidente ha fatto un discorso del tutto uguale alla destra di Bush dopo l'11 settembre, andiamo in guerra, siamo in guerra, lo stesso discorso. Quindi il rischio che noi facciamo, questo è importante dirlo all'interno dell'Istituto Gramsci, che è molto importante da ricordare, che c'è questo rischio a cui assistiamo in Europa, non soltanto in Italia ma in diversi paesi d'Europa. Concludo, Tariq Ramadan, che è un che molti forse di voi conoscono, è un filosofo, un professore di scienze islamiche, credo all'Università di Oxford, ha parlato delle tre L, quelle che ci collegano con molte cose che abbiamo detto. Lui ha parlato che i musulmani e tutti i cittadini devono lavorare su queste tre L, che sono la lingua, le leggi e la lealtà a questo paese, ai loro paesi. La lingua è importante perché lo strumento è importante, quindi i musulmani d'Italia, se vogliono far parte di questo paese, devono imparare la lingua, grandi, piccoli, giovani, e i giovani non bisogna neanche chiederlo perché dato di fatto. Le leggi da rispettare valgono per tutti, devono essere applicate allo stesso modo per tutti, questo dobbiamo pretenderlo. Non, i musulmani non devono avere leggi speciali, non deve il Consiglio regionale della Lombardia, piemontese per fortuna non fa queste scemenze, ma il Consiglio regionale lombardo che si riunisce per emanare una legge che la chiama non ufficialmente, ma tutti quelli che l'hanno votata dicono che è una legge anti-moschee, una legge anticostituzionale, che grazie a Dio viviamo in un paese di diritto in cui la Corte Costituzionale soltanto qualche giorno fa ha dichiarato incostituzionale, e che il nostro governo, questo bisogna riconoscerlo anche quando il governo fa qualcosa di buono, è lui che ha, come si dice? Ha fatto ricorso davanti alla Corte Costituzionale. Quindi le leggi uguali per tutti, è uguale per tutti in tutti i sensi, quindi non deve essere una religione trattata in secondo. Quindi anche quelli che ci dicono ai musulmani oggi di accontentarsi di una legge sulla libertà religiosa non basta. Tutte le religioni hanno le intese che disciplinano in maniera specifica le loro pratiche di culto, anche i musulmani devono averla. Insomma, non possono accettare. C'è sicuramente dei tempi su cui bisogna lavorare su questa cosa, ma prima o poi deve esserci. Insomma, devono essere trattati come cittadini di secondo ordine, e loro stessi devono comportarsi da cittadini, facendo autocritica, facendo un lavoro di appropriamento, di riconoscimento dei principi di questo paese, che è la lealtà e la terza L. Sono tutte cose importanti che i musulmani d'Italia, sono delle sfide importanti che i musulmani d'Italia devono fare per essere parte integrante di questo paese, della narrazione di questo paese. Grazie. Professor Allievi. Parto proprio dalla tua provocazione, però io faccio il sociologo. Se c'è un mestiere che per definizione non pensa che esista il migliore dei mondi possibili, è questo qua, perché nel mestiere, per esempio, faccio sociologo delle religioni soprattutto, ma anche di altre cose, è uno che ti dice, non so, che cerca di cercare sempre dietro le verità dichiarate, le verità nascoste, dietro quello che uno dice, quello che uno fa. Per cui, per mestiere siamo rompiscato e terrificato, quindi dico, questo è un paese cattolico, noi andiamo a chiedere alle persone, a contarle, ma quanti vanno messi? Ma quanti credono nella Trinità? Quanti? E naturalmente ti rendi antipatico, cioè i partiti che dicono noi rappresentiamo il popolo, e tu vai lì e dire, popolo, ti senti rappresentato? Poi c'hai dati, eccetera, e scopri che non è così. Cioè di mestiere il mondo... migliore modi possibili, come non esiste, no, e non ci credo. Che cosa credo però? Che stanno accadendo a livello globale, proprio nel mondo in generale, alcune cose importanti. Una è il pluralismo religioso sta diventando sempre più un dato di fatto. Guardate che noi, se ci pensate, partiamo dall'idea che l'omogeneità è normale, cioè che siamo tutti uguali, poi c'è qualcuno che non è uguale, delle piccole minoranze, e poi che adesso però la pluralità è diventata tanta ed è un problema, quindi l'idea di patologia, di malattia. La pluralità sta diventando la fisiologia del mondo, anche per chi crede il contrario, cioè una roba normale, una roba che
ci nasci dentro come i miei figli, appunto. E questo ha delle implicazioni, perché i teologi delle varie religioni cominciano a dire: ma se è così, questo vuol dire qualcosa. Faccio un esempio: immaginiamo che io fossi stato un insegnante di religione cattolica 20 anni fa, che insegnavo a bambini solo cattolici, qualcuno non cattolico ma frequentava lo stesso, e gli spiegavo che tu vai in paradiso solo se sei cattolico, cosa che si fa anche in molte scuole coraniche, diciamoci la verità, e che l'unica vera religione è la tua. E questa cosa funziona finché sei vivi tra persone della stessa religione. Quando proprio tecnicamente vivi con altre persone, non c'è neanche bisogno che loro protestino. Lo stesso insegnante oggi sta per dire quella frase lì e si accorge che 10 dei bambini che ha davanti sono di 10 religioni diverse. Non riesce neanche più a dirla. Non c'è bisogno che gli altri dicano: ma no, anche la mia religione è quella vera. Ti fermi prima, cioè... La pluralità ci cambia, anche se non vogliamo. Naturalmente con delle fasi di, si torna indietro, l'identità reattiva di cui parlavo prima, cioè, però nel lungo periodo questa cosa succede. Allora questo vuol dire che però ha delle implicazioni, come dice qualche teologo, se la pluralità esiste di fatto, forse un senso anche di diritto, che detto in altri termini vuol dire che se noi riuscissimo a metterci dal punto di vista di Dio, la pluralità ha un senso anche per Lui. Scusate, non voglio essere blasfemo, non lo sono, sono convinto di non essere. Cioè sono convinto che Dio, quando vede i risultati del censimento inglese, che è l'unico paese al mondo, che quando invece di chiedere, molti paesi non chiedono di che religione sei, altri lo chiedono, l'Inghilterra è l'unico paese al mondo che chiede di che religione sei, ma anche di che religione sei nato. E scopre che un sacco di gente ha cambiato religione perché lo cercava, ma in tutte le direzioni possibili, anglicani che sono diventati musulmani, musulmani che sono diventati buddisti, eccetera. E io sono convinto che Dio sorride vedendo sta roba, perché dice: loro mi stanno cercando e mi trovano nelle maglie persone. Guardate, lo dico perché so che è un'implicazione complicata, ma per dirvi la pluralità, qualcuno ha fatto una domanda dicendo che era una situazione di matrimonio misto. Una sera ero a fare un dibattito con un imam e un prete cattolico sui matrimoni misti. E prima hanno parlato loro e naturalmente per entrambi dicono: i matrimoni misti non devono esistere. Infatti per le religioni i matrimoni misti sono un'impossibilità tecnica, perché entrambe ti dicono: io ti lascio sposare, è una brutta cosa, se sei musulmano. Ti lascio sposare con una cattolica, però i figli li educhi islamicamente. Alla cattolica gli dicono: è una brutta cosa, era meglio se ti sposavi un cattolico, se proprio vuoi sposare un musulmano va bene, l'importante è che i figli lo educhino alla religione cattolica. Ergo, per le religioni la coppia mista è vietata, è un'impossibilità tecnica. Da sociologo osservo che la coppia mista puramente semplicemente accade, c'è. Allora forse ha un senso persino agli occhi di Dio, e infatti si creano interessanti percorsi in cui si imparano le varie religioni. Ho degli amici di Milano, lui è musulmano, lei è cattolica, hanno due figli, il maschio è cattolico e la ragazza è musulmana. Questo ci fa riflettere, secondo me. Beh, a questo punto, dopo che ha parlato l'imam e il prete cattolico, ha detto: guarda, posso parlare, anche perché ero l'unico che in quel momento casualmente avevo un'esperienza di una relazione mista. E in realtà adesso vi dico com'è nella realtà, però. Quindi le religioni, il pluralismo obbliga le religioni a un minimo di umiltà. Non ci sono solo io, non ci sono più solo io. Credevo che fosse così nel paese d'origine o anche qua. Non è più così. E forse non è un male. L'umiltà è una virtù religiosa, dopo tutto. E questo per dire che è possibile vivere insieme, ci sono un sacco di esempi. Naturalmente è anche possibile odiarsi volendo. E molti lo fanno.
quello che penso da sociologo ancora una volta, no? È che se si vuole si odia, ma è una società peggiore, è brutto vivere odiando. Lo dico a quelli, sono sicuro che ce n'è anche in questa sala, che vivono in una situazione di coppia che in questo momento magari non funziona tanto bene. Non è tanto bene, evidentemente. Si può ricostruire, eccetera, eccetera. Cioè, se non ci si odia si sta meglio. Lo capiamo abbastanza, i bambini lo capiscono, gli adulti meno. Infatti spingono all'odio da tutte le parti. I bambini lo capiscono benissimo che una famiglia dove ci si sorride è molto meglio di una famiglia dove si litiga, anche se sono diversi, perché come diceva, quando parlo di coppie miste ogni tanto cito un film di Massimo Troisi, che è uno che in un film diceva, vabbè, alla fine è lui che devono sempre sposarsi, questi due alla fine lui ha già fatto, organizzato il matrimonio, lui non si presenta in chiesa, fa chiamare quella che doveva diventare sua moglie, e le fa tutto un discorso complicato per dire, ma no, io vorrei sposarci, ma noi non possiamo sposarci, siamo troppo diversi, io sono un uomo, tu sei una donna. E, nel senso che siamo diversi, ma si può, il matrimonio è la prova che si può vivere insieme pur essendo diversi, anche quello misto, eccetera, eccetera. Qua dico però che c'è un ruolo, per un sociologo, i conflitti non solo esistono, ma spesso svolgono un ruolo positivo. Questa è una cosa che per alcuni è difficile da capire, invece faccio ancora l'esempio della famiglia. Io non credo che esistano famiglie senza conflitti. Se esiste, io non l'ho incontrato. Ma credo che esistano famiglie che fanno finta di non avere conflitti. Nella maggior parte, il problema è che, o alcuni che non riescono a sopportare il conflitto, ma il conflitto, una volta che lo fai, dopo trovi le soluzioni per superarlo, arrivi a un nuovo livello di equilibrio. Ti sei mandato a quel paese una sera, che non è una cosa bella e consigliabile, però l'hai fatto, dopo però ci ragioni sopra. È come quando due amici litigano, è un classico, voi vedete che andate, si va via, è capitato a tutti, e continua a ragionare, dice, ma io ho ragione. Poi mentre vai via, dici, però quella cosa lì che ha detto forse ha ragione, non lo ammetterai mai in sua presenza, però ti è entrata dentro questa cosa. Cioè la pluralità ha degli effetti persino senza che ce ne accorgiamo. Allora i conflitti hanno una funzione positiva, come in politica. Guardate che la politica sarebbe peggiore se ci fosse un partito solo, con tutti i difetti che hanno questi benedetti partiti, perché si chiama totalitarismo e non è una bella situazione, si sta infelici. È meglio litigare perché abbiamo prospettive e poi troviamo una soluzione. Se non la troviamo mettendoci d'accordo, vince la maggioranza, è comunque un criterio intelligente che si applica anche al rapporto tra religioni. Naturalmente il conflitto quindi è normale, però si può, la maggior parte degli incontri non sono scontri, ed è questo che la stampa non racconta, la politica non racconta. Perché è vero che ci sono i conflitti tra musulmani e altri, ma anche all'interno, tra musulmani tra di loro, cristiani tra di loro, eccetera. Si litiga sempre di più all'interno. Da Caino a Abele in avanti, le guerre più sanguinose sono quelle tra cattolici protestanti, trotskisti e stalinisti, sciiti sunniti, ecco. Ci si ammazza più volentieri se si è più simili, per qualche motivo accade. E però la maggior parte degli incontri non sono scontri, cioè sono incontri, solo che non fanno notizie. È un po' quella vecchia storia, quel vecchio proverbio africano: il rumore dell'albero che cade è molto più forte di quello che la foresta che cresce. La notizia è che la foresta sta crescendo, ma non lo dice nessuno perché cresce in silenzio. Ecco, io credo che la pluralità in Europa stia crescendo in silenzio, ma cresce, poi ogni tanto c'è un albero che cade che fa giustamente rumore, quindi fa notizia. Ma... per cui da qui vado velocissimo, certo il riconoscimento istituzionale, io l'intesa, se fossi primo ministro, firmerei domani, non nell'interesse dell'Islam, nell'interesse dell'Italia. Può anche non interessarmi l'interesse dell'Islam. Nell'interesse dell'Italia la firmerei domani, perché è possibile. Poi se
perché sono convinto che si può fare anche se i musulmani litigano tra di loro. Del resto anche lo Stato fa finta di essere uno, ma all'interno è diviso, come dire. E certo il riconoscimento istituzionale, perché è importante anche un riconoscimento simbolico. Cioè io riconosco che tu sei parte della famiglia, un parente un po' lontano, un po' ogni tanto ci litigo, ma sei parte della famiglia. Questa cosa serve per aiutare, per cui ci credo proprio da sociologo ancora una volta. E quindi è terribile che ci sia invece l'applicazione selettiva della legge, io la chiamo così. Diritto di culto per tutti, ma per i musulmani no. Beh, c'è un problema. O per qualcun altro, Poi c'è un'altra implicazione. Io l'ho sentito dire tante volte, anche oggi, da un'italiana che era vissuta tanti anni in Germania, con ammirazione per i tedeschi, però i tedeschi ci hanno rispettati. Allora, se c'è una cosa che mi ha amareggiato in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, anche, ve la racconto, è vedere ragazzi e ragazze di seconda generazione, che è da quando avevano 13 anni, che si battono per avere la legge sulla cittadinanza, e a cui ho chiesto, adesso che sta per arrivare, la chiedi la cittadinanza, adesso che gli anni nei 23 ti sei laureato, eccetera. Ma ha detto forse non più. Ne ho sentite troppe, ne avete dette troppe su di me, non, in questo momento sono amareggiato. Gli passerà magari, però in questo momento dei ragazzi, la semina di odio di questi anni, ha prodotto questo effetto terribile, che ragazzi perfettamente integrati, che parlano un italiano meraviglioso, laureati, eccetera, che volevano, hanno lottato per ottenere la cittadinanza, adesso che sta arrivando, no, questi mesi ne ho sentite veramente troppe. Me l'hanno detto di persona che mi veniva da piangere, perché li conoscevo da quando erano bambini, magari. E allora questa cosa che, se tu rispetti gli altri sarai rispettato, se non li rispetti non ti rispetteranno neanche loro, allora la lealtà non si produce, e invece noi abbiamo un enorme bisogno di lealtà tra tutti quanti, e anche perché questa cosa, il rispetto, è il modo migliore di combattere i cattivi che ci sono. Io nell'ultimo anno e mezzo sto lavorando essenzialmente sui foreign fighter, l'ISIS, eccetera. Ne vedo di tutti, letteralmente, perché per esempio i video me li sono visti così tutti, non è un bello spettacolo. E ti fa riflettere molto sull'umanità, se esiste, ecco. Però so anche che il modo migliore di combattere i cattivi dell'Islam, che sono cattivi anche nei confronti di altri musulmani, è allearmi con i musulmani, non demonizzarli tutti. E chiudo su questa roba. Una cosa che sta succedendo sono gli effetti di feedback, come si dice, cioè. Anche qua vi racconto un fatto che delle volte sono più utili a capire. Ero tempo fa a un convegno in Germania organizzato da un movimento islamico, si chiama Milli Gorush ed è considerato un po' i fratelli musulmani turchi, quindi cattivi, a torto. Ed era un seminario chiuso rivolto ai dirigenti di questa organizzazione, che in Germania è molto importante e potente. Io ero l'unico non musulmano che parlava lì, ma dopo di me ha parlato un imam, un mufti di Bosnia, che molti conoscono, Mustafa Serif. Beh, a me ha colpito la straordinaria cosa. Lui spiegava in inglese a dei turchi che vivono in Germania che per capire il ruolo della donna nel Corano dovevano leggere i libri di Amina Wadud, che è una convertita che insegna in un'università americana. Capite cosa vuol dire la globalizzazione? Bellissimo esempio che ci fa capire tante cose. E gli effetti di feedback, i libri di Ramadan che poi vengono, o lui stesso viene chiamato a fare conferenze nei paesi musulmani. Ma ci sono dei feedback di tipo popolare, perché? La dico per capirci. Mediamente un marocchino in Italia è più ricco, mediamente, più istruito e più libero di un marocchino in Marocco, che pure è un paese abbastanza ricco rispetto a, certamente istruito e con un ampio grado di libertà.
Ma a maggior ragione, un pakistano in Inghilterra è mediamente più ricco, istruito e libero di un pakistano in Pakistan. E allora tutte le volte che torna, in fondo non si sente più inferiore come era prima, si sente superiore. O comunque scambia le idee, dice: come fai tu a essere musulmano? Così. E funziona. Giusto per tranquillizzare, il modello Torino, ero a Roma l'altro giorno, il Ministero dell'Interno, dice: ah, a Torino, per cui siete in buon... In realtà non è vero che non fate public relations, fate come. E... certo che però anche lì un obiettivo strategico è appunto includere quindi l'intesa, certamente. L'osservazione era molto bella, non siamo ancora sposati, no? Effettivamente, anzi siamo in una fase di fidanzamento piuttosto burrascoso, però effettivamente credo che sia interesse di tutti arrivare a scambiarsi l'anello al matrimonio. Formazione italiana, ci stiamo, non è tanto una questione di produrre materiali, è produrre per esempio però un curriculum, come si dice, un percorso di formazione degli imam, ma non imposto dallo Stato, in cui magari le università eccetera possono dare una mano, ma che piaccia ai musulmani, d'accordo loro, perché sennò non ha nessun senso farlo. Se volete la notizia è: ci stiamo lavorando, non sono io il ministro dell'interno, ma ci si sta lavorando insieme alle organizzazioni islamiche. Perché è un modo anche questo di far riconoscere l'Islam senza però farlo diventare un caso eccezionale, cioè aiutare le dinamiche interne ma non sostituendosi all'Islam, perché sarebbe barbari evidentemente, perché uno Stato che entra nelle dinamiche interne della comunità religiosa non è più uno Stato laico evidentemente. Grazie. Siamo arrivati alla conclusione, direi, perché insomma, è ragionevole alle 11 di decidere che non si parlerà più oltre. A me tocca dire che intanto per una buona parte della serata non mi sono precisamente annoiato, ma ho avuto l'impressione che certe cose andassero dette e che erano importanti soprattutto perché erano dette da queste persone in questo luogo adesso. Però insomma lo spettacolo principale ai miei occhi è stato vedere per credere che queste cose potevano essere dette con tanta naturalezza. E poi è importante anche quello che è stato detto quando si è detto che il conflitto era positivo. Secondo me stasera non c'era abbastanza conflitto, ma perché poi il conflitto c'è nella realtà, quindi insomma abbiamo fatto i buoni, no? E però proprio il professor Allievi, concludendo, secondo me ha aperto poi uno spazio per incontri futuri, quando ha parlato per esempio della cittadinanza o dei video dell'ISIS, e poi tra le altre cose che ha detto c'era anche, cioè tra gli altri temi che ha toccato c'era anche quello della donna. Io penso, parlerete della spiritualità delle donne con le chiese, se con l'Istituto Gramsci o chi per esso parlaste del corpo delle donne, sarebbe perfetto, cioè ci sarebbe modo anche di litigare per poi uscirne con le idee più chiare, insomma. Però secondo me quello è un tema sul quale c'è modo anche di scontrarsi un po', forse, ma io vado oltre, perché non penso poi che, cioè non metto l'Occidente nella posizione di chi deve solo chiedere agli altri conto di ciò che fanno. Per esempio è ragionevole che si discuta anche del modo in cui si presentano le donne occidentali, per esempio, a mio parere. Però questo può essere un modo per dire che insomma appunto l'identità reattiva può comportare reazioni di vario tipo da tutte e due le parti. Questo per dire insomma, che dovrebbe essere un incontro veramente aperto e che può portare a conclusioni inaspettate, e secondo me insomma fare poi solo i buoni a un certo punto ci si annoia anche. Stasera non ci siamo annoiati secondo me, perché era importante che queste cose venissero dette con tanta naturalezza e condivise, ed era il migliore inizio possibile, però se ci deve essere un seguito dobbiamo litigare un po'. Scusate, l'incontro è concluso, non dico nulla sull'incontro, solo per comunicarvi che dietro c'è un piccolo rinfresco,
forse non è sufficiente, però noi diciamo musulmani che c'è la baraka, c'è la benedizione dentro, quindi magari può bastare a tanti. Infatti, allora guarda, se ci ritroviamo. E poi è per ricordarvi l'incontro di domenica che ha citato, domenica alle 2:30, è un incontro preparato. L'assessore lo sa più perché deve fare i saluti iniziali. Ed è importante questo evento all'interno di una moschea fatto da diverse religioni, patrocinato dall'istituzione, dalla regione, dalla città, dalla circoscrizione. Le sedie su cui siamo seduti tutti non sono della moschea, ma sono della circoscrizione. Questo ci indica tante cose. Ma chiudo qui e prego per il rinfresco e grazie per l'attenzione.